nella settimana di mobilitazione per il clima, attivisti di Greenpeace hanno messo in scena una protesta a Roma davanti al Ministero delle Politiche Agricole, posizionando un gigantesco maiale che emette fumo dal naso e rilascia un getto d'acqua scura a simboleggiare il contributo degli allevamenti intensivi alla formazione di gas serra e allo scarico di liquami che inquinano suolo, acqua e aria. Mentre è in corso a Helsinki il Consiglio informale dei ministri UE dell'agricoltura sulla PAC, la politica agricola comune, Greenpeace ha chiesto alla ministra Teresa Bellanova di agire subito per affrontare la crisi climatica e tutelare l'agricoltura. Federica Ferrario, responsabile campagna agricoltura di Greenpeace Italia. Il sistema alimentare attuale di produzione intensiva ha un impatto troppo forte sui cambiamenti climatici e dobbiamo invertire la rotta. I fondi europei devono essere utilizzati per sostenere piccole produzioni ecologiche. Il modello intensivo non è più sostenibile, dobbiamo smettere di foraggiarlo anche con i soldi pubblici e se vogliamo, come ha detto questo governo, davvero mettere l'ambiente al centro, dobbiamo partire anche dal sistema di produzione alimentare. La lotta al clima passa anche per il superamento del modello degli allevamenti intensivi e per andare in una direzione di produzione alimentare ecocompatibile. Greenpeace ha ricordato che l'agricoltura industriale e l'allevamento sono responsabili di circa l'80% della deforestazione a livello mondiale. Il movimento globale dei Fridays for Future ha dedicato una giornata, nell'ambito della settimana di mobilitazioni per il clima, all'impatto dell'eccessiva produzione di carne. Una mobilitazione sostenuta anche da Greenpeace, che ritiene necessario dimezzare produzione e consumo di carne entro il 2050, sostenendo anche economicamente la transizione verso modelli ecologici di produzione del cibo.